pensate per le politiche del settore del bicchiere, sono tanti soldi. Diceva Brescia non può essere assimilata al caso Caffaro, anche se poi in realtà si scoprì che accanto ai PCB anche a Brescia ci sono diossine in grandi quantità. Lei può essere presente all'incontro, quindi registrando tutto e poi montiamo noi, decidiamo noi cosa è importante mandare in onda o no, non voi. C'era stato garantito che l'incontro sarebbe stato pubblico, ma al momento ci sono dei problemi perché la stampa non è ammessa. Sono arrivato qui per dire basta veleni. Sono i cocodoni chiari. Maria Grazia Bonfante, vescovato. Cristina Bellini, Berlingo. L'accesso alle informazioni non è mai stato molto semplice. L'ultimo episodio è proprio che per i dati relativi ai nostri scavi, per ottenere dei dati pubblici che ci erano stati presentati a parole in un incontro, io personalmente ho dovuto fare un accesso agli atti. 15.000 persone hanno risposto al nostro appello e tutte per chiedere che si cambi proprio la mentalità dello sfruttamento del territorio. Se oggi siamo qua e guardiamo questa terra e vediamo che in futuro sappiamo che ci saranno bambini che potranno calpestare questa terra, è stato grazie a persone come noi che si sono battute fino all'ultimo e ancora adesso stanno lavorando perché la bonifica avvenga in maniera corretta, perché sia tutto fatto nella norma.